è proprio quello che ci vuole. Sul cappello di paglia di Firenze possiamo farvi altre confidenze. Lo portavamo un'oretta quando Giotto in tutta fretta disegnò la perfetta per rimirarne tutte le parvenze all'ombra di una paglia di Firenze. Il cappello di paglia di Firenze per Galilei fu fonte d'esperienze. Lo portava una ragazza in una piazza non so dove e lui disse fuor si muove e che dimostra il colpo che le scienze si ispirano alla paglia di Firenze. L'è proprio adatto, vedete, per tutte le venienze, per parlarsi, per amarsi, per baciarsi impunemente sotto il naso della gente. Perciò la serie delle confidenze finisce col bacio. Grazie, grazie.